Va bene reperire nuovi spazi provvisori, ma senza fondi adeguati e l'assunzione di personale in più, docente e non docente, rischiano di essere inutili. E questa è la principale rivendicazione, insieme a test sierologici per chi lavora nel mondo dell'istruzione, del Comitato Priorità alla Scuola, che anche a Milano, così come in una sessantina di altre città italiane, è sceso in piazza per protestare contro la bozza di linee guida per l'orienta in aula a settembre, elaborata dal Ministero dell'Istruzione. Centinaia di genitori, insegnanti e studenti si sono dati appuntamento in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Maddalena Fragnito, coordinatrice di Priorità alla Scuola. Cosa chiediamo noi come priorità alla scuola, appunto, ripeto, da mesi sono essenzialmente, cosa vuol dire questa priorità alla scuola? Dare fondi alla scuola, non solo fondi straordinari dovuti alla questione, alla crisi sanitaria che stiamo attraversando, ma anche fondi strutturali per gli enormi tagli che la scuola ha avuto, ha subito negli ultimi 10-20 anni. Quindi i soldi che lo Stato ha stanziato per la scuola sono per noi ridicoli. Ricordo che è 1,4 miliardi a fronte, per esempio, per fare un parallelo, dei 3 miliardi all'Alitalia, che è una compagnia in fallimento da anni. Quindi questo per dare un po' la misura di che cosa voglia dire priorità per noi e cosa voglia dire priorità da un punto di vista, diciamo, di questo governo. Il 73% delle neomamme perdono il lavoro perché stanno dietro ai figli. Bisogna necessariamente, se vogliamo lavorare, bisogna che la scuola riapra assolutamente a settembre, non a ottobre, con delle linee guida diverse. Quello che chiediamo è quello. Iniziamo subito i primi di settembre con una collaborazione stretta tra Ministro dell'Istruzione Beppe Sala, che ci deve sostenere in questo tantissimo, nella ricerca di spazi e di insegnanti.